Avanti, la sto portando al termine. Sai che ogni momento arriva qualcuno, sta là, la devo sospendere. I lamierati interni? Sto facendo tutti i lamierati interni, tutti gli angoli. L'ho restaurata. E dentro tutta bella. Che belli gli interni. Ma che bel rosso. E Giuseppe, raccontaci. Allora, questa qui è una M del 1957, il primo modello che hanno fatto. Che l'hanno fatta solo per 6 o 7 mesi. 6 o 7 mesi? 6 o 7 mesi l'hanno fatta. Dopo hanno fatto l'economica, che scendevano in questa qui, non scendono i vetri. Facciamo vedere. Ma i vetri non scendono, sono fissi. Ah, non c'è... Non c'è il fosso. Il fosso dove entra il finestrino. Esatto. Ecco, vedi, queste prese. Poi c'ha le prese d'aria per avere il raffreddamento in macchina. Ah, ci sono due tubi che da qua vanno dentro. Qui c'è due sportellini, vedi, c'è due sportellini. Aspetta, vediamo. Vedi? Uno e uno due per avere l'aria in macchina. Ah, e le prendeva da queste due. Poi c'è un'altra chicca per, che questo non ce l'ha, che dovrò adesso vedere di trovarglielo. Per avere l'aria da sbrinare i vetri davanti. Sì. Avevano le due prese d'aria qua e poi c'era un motorino qua, motorino elettrico, che adesso qua non c'è. Okay. E glielo dovrò cercare, vedere un po' se riesco a trovarlo. E poi cos'è? Poi tubo di... poi c'hai... Olio del freno, no? Sì, il serbatoio dell'olio del freno, che è a sinistra invece che a destra, ed è tutto di ferro. Vedi? Sì. Tutto di ferro. Il tappo originale. Sì, sì, il tappo è proprio originale. Poi c'ha le frecce, ce l'ha qua in altro come la Topolino. Le frecce, perché non c'ha deviolucci questa qua. Ah, ho capito. Non c'ha il deviolucci. E c'ha il volante antico, proprio il volante, che anche quello non si trova. Adesso dovrò attenzione al frecce. Tutta aperta dietro. Sì, dietro tutta aperta. Anche e questa. Poi c'ha tanti particolari piccolini che non è che sto lì a farti vedere. Questa è tutta cabrio, diciamo. Sì, così resta così, poi c'è la capota che la copre tutto. Ok, ma poi la rimonti tutta completa questa? Sì, la devo fare qui, la portata, perché la devo fare proprio originale. Ah, questa quando è finita? La devo cercare di fare. Chiamami, allora che devo fare... cose le sto trovando. Del volante mi hanno chiesto 1000 euro. 1000 euro per un volante? Per un volante. Non ci credo. Ma questa quanto vale? Questa io l'ho pagata 33.000 euro. Non ci credo. Sì, però questa qui qualche giorno le vende a 70.000. 70.000 euro, sì, per una 500? Sì, del 56. Poi sì. I fondi sono piatti. Non hanno il fosso. Ah, ok. Cioè qua è piatto, vedi? Sì, sì. È dritto come la cosa là. Poi c'è la scatola guida che è diversa, cioè c'è tante cose diverse. Vabbè, questo era il primo prototipo della Fiat, diciamo. Sì, la prima che hanno fatto, se l'hanno fatta. Poi c'ha i segnassi piccolini, qui c'è il cambio, guarda. Le gomme con la fascia bianca sono giuste, giusto? Sì, era un optional dell'epoca. Poi c'è qua il cambio, che è un'altra chicca. Che è l'unico che ha tre bulloni, la flange, vedi? C'è solo tre bulloni, invece che quattro. E questi qua si rompevano una facilità enorme. Questi qua non ne trovi mica di questi affari qua. I segnassi non li trovo. Io li ho, però non li trovo. Il motore è 470, non è 500. È 470. Ma la devi anche verniciare o la... No, forse la devo anche verniciare, perché sto colore non è nemmeno il suo. Ah, quindi dice che è stata... l'ha già riverniciata, da me l'ha già restaurata. Ah, ok. Però non è stata fatta giusto come doveva essere fatta. Ho capito. Beh, bel oggetto. Da 50.000 euro. Da 50.000 euro, se è fatta bene. Io parlo sempre se una macchina è fatta bene, se non è fatta bene...
Poi c'ha i fanalini laterali, perché non avendo fanalini davanti ce li ha laterali, ecco dove... che fanno da frecce e da fanalini. Capito. Bella. Sì, questa qui è una macchina. Bella, ma anche il motore è truccato. Angelo, si gratta anche oggi. Si gola, tutti i giorni si gola. Sì. Oggi, però oggi si stucca anche. Cambiamo un po'. Certo. Beh, il 128 ha il suo fascino comunque. Sì, ci piace. Questa che serie è, Giuseppe? Questa invece è la D, questa qui è tre volte dopo quella lì. Ah, tre serie, tre diciamo. Serie dopo, sì. Ok. Io l'ho restaurata, e dentro tutta bella. Che belli gli interni, ma che bel rosso. Sì, questo qui diciamo che è originale al 90%, o qualche cosa perché non la trovo, però più o meno... Ah, ecco, quella là è un'altra cosa, c'è il serbatoio che è diverso, un serbatoio piatto. Ah, ok. Non è come questo, è piatto, che non c'è, neanche quello non c'è. Anche questo è un serbatoio che... È diverso della F, sì, della D, della F. Ma questo tiene sempre gli stessi... No, è molto più piccolo. È più piccolo, sì. Ti dovrebbe tenere noi 18 litri, 18. Madonna, fa niente, acqua, va a fare. Piove. Portiere controvento. Sì. Oh. Sì. Beh, scendere da una portiera controvento è bello, è bello, sì. Se vuoi fargli vedere le rifiniture là sotto, che di solito non le fanno mai vedere. Quali? Lì dove c'è le pedaliere. Lì è tutto preciso, tutto fatto bene. Il motore? Il motore è a posto, il motore è... Ecco, il motore è suo originale? Sì, 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 il motore è suo originale. Vedo che la Garmin sta andando avanti. Sì, sta andando avanti, la sto portando al termine. Cioè, ogni momento arriva qualcuno, sta là, la devo sospendere, non riesco a concentrarmi. E qui è, mancano i sedili. Sì, ma sono soli, no, ma ci sono i sedili, devo solo montare su. Ma sono gli stessi? Non riesco a lavorare per quello. Ma sono gli stessi da 500, uguali? No, sono modificati, sono più bassi. Ma sono più bassi? Sì. Ma che bello andare in giro col tetto aperto. Questa è la 500 che arriva da Bolzano. Allora, sostituiti tutti i fondi. Qui arriveranno tutte le fiancate. Beh, pian piano stai andando avanti. Sei già, diciamo, a buon punto. Sto facendo tutte le parti interne adesso. I lamierati interni? Sto facendo tutti i lamierati interni, tutti gli angoli.